Commissione Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore e il rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. Grazie. Grazie Presidente. 1.30 Ricciatti, parere contrario. 1.31 Ricciatti, parere contrario. 1.32 Ricciatti, parere contrario. 1.5 Ricciatti, parere contrario. Grazie il governo. Conforme al In piedi relatore. gentilmente, Sì, grazie. sono alzato. Allora, siamo onorevole Fontana, onorevole Benamati, prego. Immagino sull'1.30, onorevole Benamati. Prego? Sull'1.30 immagino che Sì, lei sull'1.30, interviene. Bene. Presidente. Allora, qui siamo ad un emendamento che riguarda il primo degli articoli di questo testo di legge e sostanzialmente si chiede di sostituire la dizione tutelare la salute a garantire la tutela della salute. Per quanto riguarda questo emendamento, mi occorre fare riferimento allo spirito dell'articolo 1. L'articolo 1 definisce in questa legge il contesto nella quale essa si viene a muovere. Questa è una legge che intende muoversi nella tutela dei consumatori ai sensi dell'articolo 169 del testo di funzionamento dell'Unione Europea. Le informazioni che vengono rese al consumatore sono informazioni importanti sotto diversi punti di vista. Lo sono per tutelarne i diritti naturalmente alla salute, i diritti all'interesse, all'attenzione economica, i diritti alla sua scelta nel campo degli acquisti informata e consapevole. Da questo punto di vista noi stiamo affrontando